Buongiorno a tutti, sono Carlo Boselli, ricercatore Istat, mi occupo della gestione del Corporate Data Warehouse di Istituto per la diffusione dei dati aggregati. In questo video andremo ad analizzare le caratteristiche della nuova piattaforma Istat per la diffusione dei dati aggregati che è nata proprio, è stata rilasciata la prima volta con i dati del censimento permanente della popolazione ed è stata successivamente estesa a tutti i dati di punto stat, del vecchio punto stat, che sono stati migrati all'interno della nuova piattaforma Istat Data. La nuova piattaforma conterrà a breve anche tutti i dati del COI web, quindi dei dati sul commercio estero, e verrà estesa a tutti i censimenti permanenti, con l'obiettivo di creare un ambiente unico per la navigazione dei dati aggregati dell'Istituto. Parliamo di dati aggregati, quindi sostanzialmente l'Istat raccoglie informazioni dalla collettività, dagli utenti e poi restituisce queste informazioni in forma aggregata con un valore aggiunto statistico di sintesi, sempre nel rispetto della confidenzialità e quindi della privacy, attraverso questi sistemi di diffusione. All'interno di ogni tavola troverete infatti una dimensione chiamata indicatore che ci indica quale tipo di aggregato viene sviluppato, se è un indice, se è una somma, piuttosto che altre forme di aggregazione. E poi troverete anche altre dimensioni di analisi che consentono di esplorare ulteriori fattori di interesse relativi ad un argomento come il titolo di studio, il sesso, a seconda dell'argomento di analisi che stiamo affrontando. Tutte queste tavole sono raccolte all'interno di un albero tematico che suddivide per temi le varie informazioni e ne consente l'individuazione, ma esiste anche un sistema di ricerca testuale all'interno del quale è possibile digitare un testo e trovare il data flow, il dataset, la tabella di interesse. Il sistema è anche arricchito dalla presenza di dashboard, cioè da sintesi che comprendono sia grafici che mappe che tabelle che rappresentano in modo sintetico un determinato argomento di analisi. Passando a quelli che sono gli aspetti tecnologici della piattaforma, dobbiamo considerare che stiamo operando all'interno di un open source sviluppato dall'Istat che si basa su due componenti, il Metadata Manager e il Data Browser. Il primo consente agli utenti interni dell'Istat di gestire i dati e i metadati, costruire le strutture dei dati, caricare i dati. Il secondo agli utenti esterni di navigare i dati sul web. Questo ambiente è basato su uno standard internazionale di navigazione, l'SDMX Standard, Statistical for Data and Metadata Exchange, promosso da importanti organizzazioni come le Nazioni Unite, la Banca Mondiale e l'OCSE. Tutto questo ci inserisce in un contesto internazionale e consente anche l'accesso machine to machine. Importanti enti come Banca d'Italia e le agenzie di rating si connettono in modo diretto ai nostri dati, interrogando le nostre informazioni e producendo a loro volta delle sintesi dei report direttamente all'interno dei loro sistemi. Questa nuova forma di navigazione è molto importante e il nuovo sistema consente quindi vantaggi sia per l'utenza generalista che si connette con il browser e naviga i dati sul web, sia per il contesto internazionale in cui ci muoviamo e contemporaneamente perché con il machine to machine ci consente di essere sempre più integrati in un ecosistema che ci vede connessi con le altre organizzazioni nazionali e internazionali.